Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it. Sempre aggiornato 24 ore su 24. sportpress.it. Ma senti, la partita di Coppa ti ha portato non la qualificazione ma qualche elogio a questo gruppo. Ecco, forse la cosa più complicata adesso è dare continuità a... È sempre stata un po' questa, riuscire a dare continuità, quindi essere bravi nell'interpretazione della partita. Abbiamo giocato sabato contro il Crotone, martedì contro l'Inter, adesso abbiamo rimesso un po' insieme la situazione, abbiamo cercato di recuperare chi era un po' più affaticato, chi era un po' più con qualche problemino, quindi dobbiamo presentarci a questa partita di domani, che sarà una partita di altissima intensità, anche con un atteggiamento mentale che sia assolutamente positivo e costruttivo, perché sappiamo un po' come può essere, come dire, la situazione ambientale anche del Torino, no? Che ha fatto l'ultima partita di campionato dove dopo 30 minuti poteva essere 3-0 sbagliando un calcio di rigore, e poi dopo ha perso la chance di vincere una partita. Quindi dal punto di vista delle motivazioni e di quello che sarà l'atteggiamento aggressivo, dovremmo aspettarci veramente una squadra tosta. E noi dobbiamo rispondere a questo tipo di atteggiamento, mettendo in campo l'entusiasmo, la voglia, il desiderio, il gusto che abbiamo messo in campo martedì contro l'Inter, cercando di far venire fuori un risultato diverso, è chiaro. Ma ce l'hai Krajic? Krajic ce l'avrai? O... Sì, credo di sì. Ieri non si è allenato per via di un pestone che ha preso, e quindi aveva un'unghia dolorante che poi l'hanno trattata e quindi l'hanno sicuramente migliorata, l'hanno, per usare un termine che non so se sia proprio adatto, l'hanno fatta spurgare e quindi hanno tolto il sangue, l'ematoma che aveva sotto, e quindi questo credo che lo metta già oggi nelle condizioni di potersi allenare al 100%, quindi confido in questo. In gruppo ci sarà sia Pektovic che Simone Verdi, che piano piano stanno ritrovando un po' il sapore del gruppo, dovrebbe rientrare credo più tardi domani, chiaramente non sarà disponibile ancora, però anche Sadik, quindi la settimana prossima avremo anche lui in gruppo. E poi faccio conto settimana prossima anche di poter reintegrare lo stesso Castaldello insieme a Torosidis, che ancora sono ai box. Ma senti, sarebbe stata una partita nella partita, destro Belotti, oggi bisogna ammetterlo, è una partita molto impari in questo momento, ecco. Ah, domani assolutamente sì, perché uno c'è e un altro no. No, al di là delle battute spiritose, credo che Belotti stia dimostrando di essere assolutamente un attaccante, un centravanti di razza, soprattutto per il modo che ha di interpretare la partita. Poi è chiaro che uno può essere aggressivo, può essere determinato, può essere agonisticamente parlando, come dire, fortissimo. Però poi ci vuole anche dell'altro, lui l'altro ce l'ha, e questa componente fa di lui ovviamente un attaccante di assoluto livello, e si sta dimostrando probabilmente l'attaccante che più ha stupito in questa prima parte di campionato. Il fatto che non ci sia per certi versi può essere un vantaggio, ma io ritengo che comunque colui che sostituirà un giocatore che sta facendo bene come sta facendo lui ha gli stimoli poi per dimostrare di non essere da meno, e quindi questo è sempre un'arma a doppio taglio.
però al di là di questo noi dobbiamo essere concentrati su noi stessi, come dico spesso, come dico sempre, e poi il salto vero di qualità che noi dobbiamo fare è questo, che non deve essere sempre commisurato al tipo di avversario che vai ad affrontare. È chiaro che avere Belotti, per me difensore, avere Belotti da marcare, avere uno tra virgolette semi sconosciuto, mi può dare delle certezze in più o una tranquillità superiore, però il gusto deve essere quello di misurarsi sempre con giocatori forti, perché è quello che ti permette di crescere. Sperare che è come guardare la classifica sempre a ritroso, no? Guardi sempre, se guardi solo chi sta dietro di te, hai dei riferimenti chiaramente che sono come dire, inferiori, no? Per non usare un altro termine, ma i riferimenti devono essere su chi sta davanti a te, perché sono quelli che sono e stanno dimostrando di essere più forti, più bravi di te, e quello deve essere il tuo obiettivo, di uguagliarli e di superarli, no? Quindi domani in campo dobbiamo andare con questo spirito, Mattia lo sa, e quindi gli aspetti che lui ancora deve migliorare, deve accrescere, li ha ben presenti, e quindi confido che lui passo dopo passo riesca a fare in modo di migliorare ulteriormente, che poi non vuol dire soltanto fare gol, perché comunque lui le occasioni, le situazioni di fare gol le ha sempre. Gli capitano, in queste ultime partite gli sono successe, no? È chiaro che uno vorrebbe averne 6 o 7 a gara, però poi il giocatore che determina è quello che sa sfruttare bene le circostanze, pur poche che siano, che ti capitano, no? Guardavo ieri sera il Bayern nel campionato tedesco, era sotto di un gol, Lewandowski poi alla fine ha fatto gol ancora al 90esimo, non è che ha fatto gol solo dribblando 6 giocatori e andando poi a concludere, su un calcio d'angolo si è buttato bene, è riuscito a crearsi la situazione, ha sfruttato, giocatore di razza è anche questo, no? Quindi Mattia ha tutte le componenti per essere un giocatore e per essere un attaccante di razza, e quindi noi gli daremo tutta la mano, l'aiuto possibile, e lui deve avere questa grande convinzione prima di tutto in se stesso. Mister, sì, si può dire appunto in questo anno e mezzo, nel quale probabilmente sono partiti più o meno sullo stesso piano, Belotti è diventato per il Torino quello che Destro non è ancora diventato per il Bologna, e cosa gli manca per fare appunto questo salto di qualità di cui sta parlando adesso? Io onestamente non... È giusto che si prenda qualche riferimento, no? Questo vale per me allenatore, vale per un giocatore, vale per un dirigente, vale per tutti quanti, quindi uno deve prendere certi esempi e certe cose, certi particolari per comprendere ancora meglio quanto possa essere il margine suo di crescita, no? Questo deve essere, poi fare il confronto tra quello che ha fatto Belotti, quello che ha fatto Mattia Destro, lo trovo di rilevanza relativa. Mattia in un contesto, Belotti in un altro contesto, quindi ci sono tante componenti differenti, però poi alla fine rimane come dire, la persona, l'individuo, e ognuno di noi deve riuscire a comprendere, con l'aiuto attraverso i propri mezzi e con l'aiuto degli altri, quindi dei compagni, dell'allenatore, a tirar fuori, essere in grado di poter tirar fuori ancora quanto di più possibile, no? Io penso che dal punto di vista qualitativo, tra Belotti e Mattia Destro non ci sia grande differenza, anzi forse sotto l'aspetto squisitamente tecnico Mattia ha qualcosa in più, però questo deve far riflettere, no? Deve far riflettere, ma non prendendo la cosa come una critica o un'accusa, ma presa in maniera estremamente positiva, perché è questo che deve essere la capacità di ognuno di noi, no? Saper leggere attraverso caratteristiche di altri giocatori quali possono essere poi i miglioramenti che tu puoi fare su te stesso, no?
da questo punto di vista qui, ma non perché si debba scimmiottare uno piuttosto che l'altro. Quando si parla a volte spesso di ma quel giocatore ricorda un po' il giocatore del passato, no, quel giocatore è quel giocatore, ha una sua identità ben precisa. E questo però non significa che si possa crescere, si possa migliorare, si possa ancora tirare fuori meglio, ancora qualcosa in più. Questa è la vita in generale, no? Non è solo quella di uno sportivo, è la vita di tutti i giorni, di tutti quanti noi. Ci sono sempre dei margini, ci sono sempre delle cose in più che si possono fare e questa ricerca deve essere continua. Riallacciandomi a prima, Petkovic e Verdi significa che sono convocabili? Sì, 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 sono convocabili, chiaramente con tutti i punti interrogativi che sono legati a due situazioni diverse, differenti, no? Per un motivo e per l'altro, però insomma, stanno lavorando, direi che quello che è il percorso che stanno facendo entrambi mi sta piacendo e sono soddisfatto di questo e quindi si avvicineranno piano piano a quello che sarà poi la partita e l'utilizzo. Hanno anche qualche minuto magari ancora, no? Pensi di portare? Ma insomma se si parla di qualche minuto ce l'hanno tutti, potete farlo anche voi qualche minuto nel senso che quello che deve essere l'avvicinamento non è un contentino, non è un premio a niente. Mi piace che annusino, tra virgolette, quello che è lo spogliatoio ancora di una partita di Serie A per quanto riguarda Verdi, per quanto riguarda Petkovic, che capisca che cosa significa essere stato in Serie B e adesso essere nella massima categoria. E già questo è un primo passo. Poi dal punto di vista fisico, strettamente fisico, Petkovic deve fare un percorso e Verdi un altro. Però insomma c'è grandissima disponibilità da parte di entrambi, grande voglia, grande desiderio e questo, come ho detto prima, mi piace molto. In classifica mista dice sempre di guardare giustamente chi sta sopra. Fa parte di questo ragionamento anche il Torino, perché ricordo che all'andata, diciamo, avevi detto che erano comunque di livello molto alto, quindi un girone dopo. Ma stanno dimostrando, ma insomma adesso può essere la cosa più banale e più scontata, ma guardiamo un po' che rosa ha il Torino, no? Guardiamo anche solo gli ultimi acquisti che hanno fatto, no? Quindi questo dichiara un po' quelle che sono le ambizioni. Abbiamo perso una partita all'andata che abbiamo subito un gol sciocco, abbiamo rimediato subito, poi abbiamo subito ancora dei gol con troppa ingenuità, con troppa facilità, quindi il nostro percorso deve essere fatto di insegnamenti, no? Come ho detto prima, e quindi quello ci deve aver fatto capire qualcosa, non dobbiamo più commettere o limitare quanto più possibile errori di quel genere e giocarci poi le nostre carte. Dobbiamo essere noi bravi a sfruttare ciò che l'avversario a volte ti concede, e se però lo diamo noi con troppa facilità, questo non va bene, è sbagliato. La partita di Coppa ti ha fatto ritrovare anche un Don Sa, mi sembrava anche fisicamente migliore delle poche uscite che ha avuto fin qui. Può avere sempre chance domani o poi 120 minuti comunque? Ma l'ho sempre detto nelle ultime settimane, Don Sa dal punto di vista fisico ha risolto il 99,9% dei suoi problemi e lo dimostra il fatto che ha tenuto 120 minuti, no? Questo mi piace. Questo è importante, spesso e volentieri la testa è quella che poi fa la differenza, no? Lui quindi sa che da parte mia ci sono tutte le buone intenzioni per far sì che lui possa dare un contributo importante. E questa coscienza, questa consapevolezza deve farlo continuare a lavorare come sta facendo. Ha fatto un gol che è stato un gol nell'esecuzione perfetto, ma non tanto perché poi ha finalizzato così, ma perché si è preparato e ha fatto quello che continuiamo a ripetergli un po' tutti, no? Di avere questa voglia di andare dentro l'area di rigore, di andare a cercarsi l'occasione. Quello che gli è successo deve moltiplicarlo per 10,
perché se uno entra in area di rigore 10 volte probabilmente una chance quasi certa ce l'ha di poter finalizzare, se uno ci va dentro l'area 3 volte diventa più dura, no? Questo vale per lui e vale per gli altri centrocampisti. Lo stesso Adam Nagy è un giocatore che fa un grandissimo movimento, però non ha ancora questa capacità negli ultimi 30 metri di determinare o di mettersi comunque nelle condizioni di poter determinare. È una crescita, è venuto qui ad esempio, adesso sto divagando un po' su di lui piuttosto che su Don Sam, ma è un giocatore che è venuto qui con l'idea di giocare davanti alla difesa, invece si sta dimostrando prezioso e utile anche in un ruolo differente, e l'ulteriore salto di qualità può essere questo, no? Deve essere questo, così come per Don Sam. Imparare a giocare anche di più con la squadra e non solo a sfruttare le proprie capacità fine a se stesse, no? Ma in un contesto di squadra, a maggior ragione in una realtà come la nostra, no? Dove non si punta molto sul gioco collettivo, non avendo grandi solisti, non avendo grandissime individualità, no? Se mai un bel maestro per loro? Sicuro. Sicuro. Qui ci sono 3-4 giocatori che hanno questa grande capacità di essere esempi importanti, no? Poi l'esempio non deve essere solo fine a se stesso, o meglio guardato solo per quelle che sono le qualità squisitamente tecniche, perché ci sono giocatori sicuramente molto più dotati, no, di alcuni nostri vecchietti tra virgolette, però sono un esempio positivo per come si allenano, per come si pongono, per come dimostrano di voler essere presenti in questa squadra, in questa realtà, e quindi Zema è sicuramente uno che ha queste qualità, queste caratteristiche. Volevo chiederti se Petkovic nei tuoi piani è l'alternativa destro o un'eventuale spalla con qualche aggiustamento tattico che posso giocare insieme a lui? Mi piace, adesso non l'abbiamo visto ancora bene nel contesto, però mi piace pensare che possa ricoprire in questo schema tattico tutti e tre i ruoli davanti. Mi piace pensarla così, poi dopo vedremo che cosa lui dimostrerà. È chiaro che per fare il ruolo di centrale d'attacco hai necessità di determinate caratteristiche, che sono completamente, o meglio, molto diverse da quelle da esterno, e fare da esterno adesso per lui indubbiamente è molto più difficile, proprio perché non ha una condizione fisica che gli permette di supportare adesso quel tipo di ruolo. Però poi magari uno lo può fare non con le caratteristiche di Meunier o di Krejci, e quindi poi entrano in gioco altre dinamiche magari di centrocampisti che riescono a coprire un po' più l'esterno e quindi dare la possibilità di sfruttarli di più. Queste sono tutte poi cose che si possono aggiustare, però ci deve essere prima di tutto la disponibilità, e secondo me lui è uno che può fare un po' tutti, mi piace pensare che possa fare tutti i ruoli dell'attacco. E l'altra cosa è, tra la classifica rassicurante, ovviamente tu direi di no, diciamo, però i numeri parlano chiaro, e qualche infortunio degli anziani, è il momento di provare qualche giovane con un po' di continuità, perché chiaramente soprattutto i ragazzi hanno bisogno magari di giocare 3-4 partite, no? Prima di fila, diciamo, prima di sentirsi, a patto che non promosso. Rompiate le scatole tra virgolette se poi uno ci lecca, perché no, quello è il nostro lavoro, a rompere le scatole perché deve essere il vostro lavoro. No, insomma, è bene, è bello che ci sia anche un po' così di atmosfera un po' più soft da questo punto di vista. Ho il Konomu un po' per necessità, un po' perché se l'è guadagnata, ha fatto quello che sta facendo. Io Pulgar è entrato, ha fatto sta facendo, cioè Federico Di Francesco sta facendo, quindi dipende molto da loro. Io sono il primo a essere contento, non sono uno che si fossilizza su nulla, però mi piace che tutti si sentano partecipi, no? Che tutti si sentano con la possibilità di poter dare un contributo.
quindi c'è qualche giocatore che ha giocato contro la Juventus in campionato, che era tempo che non giocava, ha giocato contro l'Inter in Coppa Italia, era tempo che non faceva così. Non è perché ritengo una partita di Serie B rispetto all'altra, è semplicemente perché durante la settimana vedo determinate cose, quindi ci credo in questo, voglio che sia così. Ti chiedevo questo a proposito sempre dei giovani, ieri avete annunciato l'accordo ancora con Ferrari. Ecco, questo ragazzo, hai detto che la prossima settimana tornano nuovamente Gastaldello e Torosidis, si troverebbe nuovamente, come dire, a doversi conquistare un posto, ma davanti ne ha tanti. Come Gastaldello e Torosidis devono conquistarsi. Vabbè, insomma, sappiamo che devi rispondere così. E allora ti chiedo se a 22 anni insomma, è giusto guardare gli altri, imparare dagli altri, oppure magari, visto che comunque il Bologna, come ha detto anche Bigon, ci tiene a lui, è una risorsa del Bologna, pensare che potrebbe essere sei mesi in cui può giocare da qualche parte, mi chiedo. Beh, ma sono tutte possibilità, no? Ma tutto parte anche da me stesso, no? Se io sono Ferrari e capisco che qui mi posso giocare le mie chance, posso avere sbocchi, posso avere possibilità, perfetto. Se no, è da loro che devono arrivare anche certi input. Io non è che mi diverto a lasciare Ferrari in panchina tutte le volte. Io vorrei che Ferrari fosse veramente un giocatore titolare tutte le partite. Questo fa parte un po' della crescita, e quindi adesso sono valutazioni che dobbiamo fare insieme. Però io credo che Ferrari sia uno assolutamente di prospettiva, sul quale ci si deve credere. Adesso vedremo il percorso più giusto per lui, lo valuteremo. Mister, dopo le due prestazioni comunque positive di Destro, crede che davanti al proprio pubblico possa aiutare a sbloccarsi definitivamente? Sono convinto di sì, ci credo. Io credo di credere, scusate il gioco di parole, più in Mattia di quanto forse creda lui stesso. Quindi tutto quello che può essere di aiuto e possa incentivare ancora in modo migliore la sua performance è ben accetto. Il fatto di giocare in casa, il fatto di giocare contro un avversario importante, il fatto di volere sbloccare anche una situazione che è un attimo in stallo dal punto di vista realizzativo, può essere tutto, ma non deve come dire, fasciarsi la testa, deve essere solo andare in campo convinto, deciso, con la voglia di far vedere le proprie qualità, questo. Poi dopo tutto il resto viene di conseguenza, se uno entra in campo solo devo fare gol, 9 volte su 10 gol non lo fai, e nel suo ruolo è importante anche, perché poi lui è anche bravo nella rifinitura, è bravo anche nel servire i compagni, e quindi questa duttilità va a compensare la mancanza di gol suoi personali, che nessuno di noi all'interno gli rimprovererà nel momento in cui lui fa delle prestazioni anche dal punto di vista caratteriale importanti. Ma volevo solo chiedere, visto che sta arrivando, è già arrivato, saputo, tenterai di convincerlo che Zemaili è un giocatore fondamentale, tra i gol nelle ultime 4 partite, so, o Zemaili, sei già rassegnato? Io so che Zemaili è qui fino alla fine dell'anno e quindi non vado oltre questo ragionamento. Poi quando arriviamo in fondo all'anno, se dovrò fare e riterrò di dover fare una chiacchierata al presidente in merito a questo, lo faremo, ma cioè, se io penso all'anno prossimo andrei già oltre le mie capacità, quindi adesso è importante che lui continui a fare quanto sta facendo, ha fatto anche dei gol importanti e deve continuare così. È chiaro che se continua a fare gol importanti e fare prestazioni importanti diventa più appetibile per tutti, però facciamo parte della stessa famiglia, quindi le cose si ragionano con estrema serenità e con tranquillità, insomma. Tu ce l'hai domani, no? Sì, ieri si è allenato completamente con gli altri senza nessun problema. Che vedere uno più forte? Io sono convinto che ci siano giocatori più forti di Zemaili, quindi
No, Zemari mi sta molto bene il Pacifico, oltretutto è un ragazzo anche d'oro, proprio dal punto di vista personale, quindi oggigiorno anche questo aspetto diventa estremamente importante. Quando io sento a volte, parlando anche con il nostro direttore sportivo, con Bigone, e si parla di qualche giocatore, e si parte sempre da un giocatore, un professionista, un ragazzo serio, un ragazzo intelligente, già questa è una grande base di partenza. Poi è chiaro che ci vogliono anche delle doti tecniche, Pacifico, ma quando tu hai queste componenti qua di partenza hai già risolto l'80% dei tuoi problemi. Ed è brutto quando non si ragiona in questo modo, no? Quando non si parte da questi presupposti. E quindi poi ci si trova legati a situazioni che vanno a complicare tutto. Di queste cose ne ho vissute tante nella mia carriera da allenatore, non ne voglio scansarle il più possibile, perché è già faticoso, è già duro, è già difficile, quindi se riusciamo a eliminare di partenza determinati problemi è un vantaggio per tutti. Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24, sportpress.it.